perché UNAMSI ha deciso di dedicare del tempo alla formazione dei colleghi sul tema dell'innovazione, perché il tema dell'innovazione in ricerca e della sostenibilità è il tema dei nostri giorni. La ricerca farmacologica sta producendo tantissime molecole e i sistemi sanitari nazionali stanno entrando in crisi per il sostentamento dei costi. Quindi il motivo e l'obiettivo del corso era di spiegare ai colleghi che cosa effettivamente in oncologia è da ritenere innovativo e quali sono invece i margini di miglioramento di tutti gli aspetti della ricerca per appunto mettere a disposizione dei pazienti soluzioni veramente che aggiungono valore a quella che è la ricerca farmacologica stessa. Perché oggi purtroppo noi viviamo in un momento in cui tutti sono esperti di tutto, in modo particolare sono esperti di salute, quando in realtà poi ci si rende conto che di salute non è che sappiamo tante cose. Quindi benvenga questo tipo di iniziativa, perché mette vicino la comunicazione alla scienza e quindi si riesce a comunicare anche in maniera molto semplice per far sì che il valore scientifico di tutto quello che facciamo nel nostro paese per curare le persone abbia la sua vera verità e non sia guidato da quelle che in gergo si chiamano le fake news o le credenze popolari. Questo corso è importante perché rappresenta una sinergia tra il nostro collegio, il collegio dei primari oncologi medici ospedalieri e UNAMSI, quindi giornalisti, che sono quelli che devono dare le notizie ma anche hanno una funzione di insegnamento, di cultura, di riflessione, per cui è importante che ci capiamo. Spesso i giornalisti hanno bisogno di notizie enfatiche, trionfalistiche. Condividere che cosa vogliamo dire è un elemento fondamentale, quindi dobbiamo comprenderci, condividere le parole, i significati. Questo corso, organizzato da UNAMSI, è un corso in cui più voci provano a rappresentare il valore, diciamo, dell'innovazione nel mondo della cura del cancro. È un argomento complicato, ma io credo molto molto importante, perché mai come in questo tempo c'è bisogno di provare ad avere un linguaggio comune, ad utilizzare le parole con un significato che sia condiviso. Lo stesso significato per noi che curiamo questa malattia, per i malati che vengono curati e per coloro che, come i giornalisti, osservano dall'esterno. CIPOMO e UNAMSI si incontrano oggi per parlare di comunicazione. La comunicazione è molto importante nell'oncologia moderna. Deve essere una comunicazione onesta, deve essere una comunicazione utile a creare un buon rapporto tra medico e paziente. In questo senso aiuterà a utilizzare le novità terapeutiche che ci sono. Sono tante, sono efficaci quando sono indicate e questo lo si ottiene se chi fa informazione è in grado di comprendere quali sono le novità scientifiche e di diffonderle nel modo giusto. È assolutamente importante riuscire ad essere presenti ad eventi come questo, come rappresentante di Eupati Italia e quindi sostanzialmente di un organismo che fa formazione, dato che comunque UNAMSI e CIPOMO sono due organismi che si occupano molto di fare formazione, in questo caso verso giornalisti, quindi chi poi si deve occupare di diffondere queste informazioni. Ed è molto importante, e ringrazio tra l'altro l'opportunità che è stata data di poter includere organismi che fanno formazione per pazienti, perché tra pazienti formati ed informati e quindi buoni collaboratori del mondo della ricerca e del mondo clinico c'è un'altra grande opportunità, che è quella di poter collaborare con il mondo dell'informazione per dare le informazioni in maniera corretta, per riuscire ad equilibrare al meglio quelle che sono le aspettative e quelle che sono le potenzialità delle future terapie che arriveranno. Con CIPOMO proseguiremo questa collaborazione iniziata circa un anno fa con il decalogo, poi seguita oggi con questo corso, e promettiamo ai nostri soci di rinnovare accordi con altre società scientifiche per poter proseguire nella direzione di perfezionare i nostri corsi di formazione e offrire ai colleghi sempre maggiori occasioni di potersi aggiornare su quella che è l'evoluzione della ricerca e dei suoi meccanismi.